Buonasera, buonasera, brava gente. Mi fido di te, ma che cos'è l'amore se non un fidarsi, eh? Ma tutto da dove parte, brava gente, eh? Buonasera, brava gente. Insieme stasera diciamo al Signore: mi fido di te, perché da qui parte l'amore. Stasera dico ai fidanzati: ditevelo, mi fido di te. A te giovane, a te ragazza, glielo dici al tuo ragazzo? A te glielo dici alla tua ragazza? Ma non solo, marito e moglie, ve lo dite stasera? Ve lo dite stasera? Allora dite: marito mio, mi fido di te. Moglie mia, mi fido di te. Ragazzi che state con i genitori a tavola stasera, ditevi tra voi: fratellino mio, fratello mio, sorella mia, mi fido di te. Mi fido di te, Signore. E allora dove siamo, brava gente? Siamo nel santuario, nella basilica che custodisce le spoglie di San Valentino. È la prima volta anche per me qui e ringrazio i religiosi che sono qui, che ci accolgono davvero a braccia aperte, e siamo a Terni. E allora il Vangelo lo ascolteremo accanto a San Valentino stasera e scopriremo perché è il patrono degli innamorati, e faremo una lettura del Vangelo alla luce di questo amore. Mi fido di te, mi fido di te. Che non apra nessuno, perché... Vabbè, eccoci qua, eccoci qui. E allora è proprio qui. Eccoci qua, brava gente, E allora è qua, davanti a questo santuario, che vogliamo ascoltare il Vangelo, brava gente, non ve lo aspettavate stasera. Eccoci qua, eccoci qui, e ascoltiamo questo Vangelo qui davanti alla basilica, c'è questa porta che contiene la storia di San Valentino. Eccoci qua, la resurrezione, in fondo l'amore fa risorgere, vedete, brava gente. Eccoci qui. Ecco, allora dimmi due paroline. La vetrata che... È quando San Feliciano ha ordinato vescovo... Ah, San Feliciano, che è il patrono di Foligno, ha ordinato vescovo San Valentino. Allora, ma qua ci sono migliaia di persone che vogliono sapere, ma perché è il patrono degli innamorati? Beh, ci sono diverse leggende. No, quella seria. Quella seria non la so, veramente non la so, perché non vorrei dire qualcosa che... No, di quello che sai, non ti preoccupare, tranquillamente. Mi dispiace. Si è commosso, quasi è commosso. No, non mi sono commosso, perché io faccio parte di questa parrocchia dal 1951. Ah, ecco. Sono cresciuto qui, mi sono innamorato anche qui per San Valentino. Ah, sei innamorato di San Valentino? No, mi sono innamorato anche nel giorno di San Valentino, insomma... Ah, una cosa bellissima. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ma... Allora, aspetta, adesso commentiamo... Sul fatto che San Valentino sia il padrone degli innamorati, c'è stata sempre una guerra tra il clero... Noi senza guerra, noi solo pace. No, il clero. Il clero, sì, il clero e la comunità, perché non sembrava giusto alla Chiesa identificare San Valentino come
con il santo che festeggiano in Canada, con il santo che festeggiano in Inghilterra, certo, con il santo che festeggiano in Giappone, uh-huh, mentre invece io credo che il legame ci sia, certo, sia anche giusto, se è vero che proteggeva gli sposi, i giovani sposi, quando era santo e per questo è stato sacrificato. Io difendeva i meriti, giovani sposi, difendeva i meriti, giovani sposi. Credo che Terni meriti e San Valentino meriti più spazio di quello che ha avuto fino adesso. Benissimo, benissimo. Ma queste cose dovrebbero dirgliele. Sì, ma adesso facciamo tutto, facciamo. Adesso leggiamo il Vangelo, E allora, brava gente, eccoci qua, vedete, è stata inaugurata proprio oggi, mi diceva, questa immagine che vede l'ordinazione di San Valentino Vescovo, non si vede bene perché è in alto, ma ascoltiamo il Vangelo. In quel tempo i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora Gesù li ammoniva dicendo: fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ma quelli discutevano fra loro perché non avevano pane. Si accorse di questo e disse loro: perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore indurito, avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite. E non vi ricordate quando ho spezzato i 5 pani per i 5.000, quante ceste colme di pezzi avete portato via? Gli dissero: 12. E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi avete portato via? Gli dissero: 7. E disse loro: non comprendete ancora? Eccoci qui, brava gente, eccoci qui. Io intanto stasera vorrei portare il desiderio dell'amore, dell'amore eterno, dell'amore vero. Lo vorrei portare qui, ai piedi della tomba di San Valentino, perché lo custodisca. E la frase di Gesù che apre la giornata importante di domani: perché avete il cuore indurito? Brava gente, perché avete il cuore indurito? Eccoci qui. E penso che sia bello commentare questa affermazione centrale. In fondo l'amore è un cuore che non è indurito, è un cuore che si apre alla comprensione, che si apre ai gesti, che si apre alla bellezza. E invece il non amore è un cuore indurito, è un cuore indurito, brava gente. Cosa ho scritto nella riflessione? Avete occhi e non vedete. Il cuore fa vedere invece, brava gente, sapete? Il cuore fa vedere, come che fa vedere? Come, a voglia. Anche oggi possiamo iniziare la giornata lasciandoci accompagnare dalle parole di San Francesco davanti al crocifisso. Dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. Ogni mattina, nell'aprire le finestre e dare il nostro saluto al nuovo giorno, siamo chiamati a renderci conto che tutti condividiamo lo stesso cielo. Lo stesso sole ci illumina durante il giorno, la stessa luna rischiara le nostre notti di una luce riflessa. Questo mondo ci circonda e ci affascina. La parola chiave di oggi è fiducia. Veniamo chiamati, ci viene fatta mezza ramanzina. Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore indurito? Gesù si rivolge ai suoi discepoli, ma è come se parlasse a tutti noi. Abbiamo occhi e orecchie, dunque possiamo vedere e udire. Ebbene, chiediamoci perché, pur avendo tutte le possibilità di comprendere i fatti che avvengono nelle nostre vite, spesso stentiamo e facciamo fatica a comprendere.
fatichiamo a unire i puntini. E così vaghiamo in balia degli eventi, presi dall'ansia del quotidiano, dagli affanni e dalle piccole o grandi difficoltà della vita. Cerchiamo risposte quando avremo già tutti gli strumenti per arrivare ad una soluzione. Signore, abbi pietà di me, di noi, facci comprendere. Stasera glielo diciamo, Signore, facci comprendere. Gesù desidera che noi vediamo ciò che è davanti ai nostri occhi. A volte cerchiamo tanto amore e non ci accorgiamo dell'amore che ci viene dato. A volte cerchiamo tanta comprensione e non ci accorgiamo dei figli che ci accolgono, che ci abbracciano. Rischiamo di perdere di vista quello che c'è per andare alla ricerca di quello che manca. È vero, brava gente. A volte perdiamo la bussola, Lavoriamo su noi stessi. La parola ci viene in soccorso. Adottiamo uno sguardo nuovo. Guardiamo il nostro passato, il nostro cammino. Cerchiamo di scorgere il bene. Cerchiamo un'azione, un episodio, un atto in cui possiamo dire che Dio ci ha fatto sperimentare la bontà nel corso della nostra vita. Guardiamo al passato e leggiamo il bene che il Signore ha operato. Quando ci condurrà lentamente a fidarci delle persone che ci sono accanto e di Lui. Vedete, ricorre la parola fiducia. A contare su di Lui, ad ancorarci a Lui. E supereremo, vedrete, tante difficoltà. Una bella frase che mi è stata detta da una signora che alla domanda come va mi ha risposto: i problemi non mancano, ma cerchiamo di affrontarli. È bellissimo, brava gente, è bellissimo, E allora anche nelle coppie, nelle coppie dei fidanzati, nelle famiglie, i problemi mancano? Se io vi dicesso, ci sono dei problemi? No? Rispondetemi, su, vediamo un po', cosa mi dite? Ci sono dei problemi? Certo che ci sono, tanti ce ne sono. E allora? Vanno affrontati con l'amore. San Valentino difende due ragazzi, due giovani che si volevano sposare, da qui è diventato patrono, è bellissimo. E allora la cosa più bella, quando ci sono i problemi, non è attaccare, è difendere, brava gente, è difendere. L'amore difende, l'amore copre, l'amore è quello che diceva San Paolo, come la carità. E allora avanti, brava gente. Avanti, avanti. Vi ho portato qui stasera, ho fatto questa passeggiata e ci sono tanti cuori davanti a questo santuario di San Valentino, sono bellissimo. E mi viene in mente adesso una frase di Santa Teresa: nella Chiesa desidero essere il cuore, desidero essere l'amore. E anche noi preti siamo chiamati ad avere questo amore, ci rifiutano, amiamo, ci denigrano, amiamo, è la più bella risposta. Allora sì che ha senso festeggiare San Valentino, va bene? E la frase del Vangelo di domani credo affonda proprio nel cuore di questa festa. Avete il cuore indurito? Brava gente, com'è il nostro cuore? Dobbiamo andare dal cardiologo oggi, però il vero cardiologo è Dio, è Gesù, che misura come amiamo, o no? Ci andiamo dal cardiologo? Sì o no? No, voglio sentirlo, ci andiamo? Andiamo dal cardiologo? Sì? Andiamo dal cardiologo allora, Andiamo a vedere il Vangelo, credo che ci fa un bel elettrocardiogramma, Cioè il Vangelo potrebbe essere davvero un elettrocardiogramma della nostra vita per dirci come sta il nostro cuore, Come sta il vostro cuore, È fragile, è sfatto, è di panna, è duro, è una pietra, com'è? Allora stasera il Vangelo lo rimette a posto, Ci sono i pacemaker, ci sono le valvole, insomma ci sono tutti questi meccanismi che, Però il vero elettrocardiogramma lo fa il Signore. Siamo d'accordo? Sì o no, brava gente? E se no qui non ha senso venire qui stasera. Stasera mi sto anche un po' commuovendo qui davanti a questo santuario, perché penso
ai tanti innamorati, all'età, ai mariti e moglie, no? Eccetera, tante persone. E che a volte per una piccola cosa, no, non ci parlano più, rompono un amore. L'amore lo si difende, anche perdendoci. Ok, brava gente, eh? Difendiamo l'amore in qualsiasi vita, dei giovani, delle persone, difendiamolo. Anche perdendoci, eh? Va bene? Va bene? E andiamo ai saluti, brava gente, andiamo ai saluti. E mi raccomando, forti, forti, forti. Vediamo se riesco ad alzarmi qui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, eccoci qua, brava gente, eh? E li vado a fare vicino a questo cuore, in mezzo a questo cuore, eh? È bellissimo questo cuore messo qui davanti a San Valentino, eh? Vediamo un po', eccoci qua, ci entriamo dentro, che ne dite, facciamo così? Ah? Eccolo qua, eh? Va bene? Allora, Maria Bozzi mi aveva mandato una frase di Turoldo, che era bellissima, e te la ringrazio. Poi Mirko Calderoni, la moglie Giulia... Auguri, è una mamma fantastica, insieme al figlio Leonardo, hanno detto che sei una moglie e una mamma fantastica, avanti. Poi Anna Maria Mennella, per il cognato Valentino in paradiso, facciamo gli auguri a tutti loro che si chiamano anche Valentino, Poi o Cirillo Metodio, perché oggi è anche questa festa, Aurora Giardino, fai il compleanno, auguri, ogni bene, Teresa Caruso mi ha detto di fare gli auguri a Don Valentino insieme alla comunità di Santa Maria dei Miracoli di Napoli, so che siete tutti collegati, quindi un saluto grande. Poi Licia Nuzzi e il papà Bruno per Valentina, che ha fatto l'onomastico e che dicono che il tuo futuro sia un bel futuro e anche una grande benedizione, e anche il piccolo Michele, insieme al piccolo Michele, mi raccomando Valentina. E poi Andrea, il compleanno, che tu possa realizzare i progetti di Dio, e vi vogliono bene, è bellissimo, poi Lucia Barrica, 50 anni di matrimonio, la cugina, fai auguri alla cugina Marilena e a Massimo Colombrita, coraggio, so che siete anche in Assisi, quindi forte, forte, da Catania, un abbraccione. Poi Katia, Corrado e Massimiliano, al figlio Francesco che fa 14 anni, auguri da papà e mamma e da fratellino Marco, ogni bene, ogni bene. Salve, poi Carmelina Pullara, grazie della mail, ma la leggeremo più avanti, semmai domani, ok? Poi Marco da Firenze, 46 anni, coraggio Marco, coraggio. Poi Maddalena Angioloni, coraggio anche a te Maddalena. Poi Giovanna Ciocari per il nipote Giuseppe, coraggio, coraggio Giuseppe, forte, eh? Poi Manuelita Manganiello, 92 anni, domani, auguri. 92 o 52? Qua ho segnato male perché è andato un po' d'acqua, ma penso sia 52 anni, infatti ne auguro tantissimi comunque, porta bene. E poi Gianluca Di Franco, per Valerio di Reggio, ogni bene, Valeria, Valeria, ogni bene, forte. Poi Grazia Favia di Bari per il papà, coraggio, ogni bene, forti, San Francesco vi custodisca. Anna Batoli per una mamma, mi ha detto di pregare, anche a te, anche a lei, coraggio, forti. E poi mamma e nonna Laura Roscetti per Valerio, Simona e Melissa e il bimbo che aspettano, bellissimo, un augurio grande grande, forti, forti, forti. Vediamo se... Non ho scritto niente, ci siamo allora, a posto, brava gente, andiamo avanti, forti, eh? E vi lascio con questo cuore allora che è bellissimo, qui davanti
al santuario di San Valentino. Vi ho portato qui stasera ai piedi di questo santuario. Salutiamo e ringraziamo i religiosi. Ogni bene, San Francesco vi sostenga, San Valentino, sciolga i nodi del nostro cuore, brava gente, ok? Qua salutiamo un po' di persone che sono tutte della parrocchia, giusto? Stiamo in diretta. Avevo parlato con qualcuno oggi io? Sì. Ah, con te? E allora, la domanda fatidica, sì. Una mezza cosa mi ha detto il signore prima, come si chiama? Mario. Allora, qui è la responsabile dell'associazione, giusto? Centro Culturale Valentiniano. Centro Culturale Valentiniano. E allora, la puoi togliere la mascherina all'aperto? Si può togliere. E allora, ma se uno fa una domanda così, perché San Valentino è il patrono degli innamorati? Perché, da come c'è stato tramandato, e questa forse è una cosa, molte leggende si intessono intorno a San Valentino, perché essendo un santo martire dei primissimi secoli dopo Cristo, è chiaro che a noi non sono giunte cronache. Certo. Però quello che ci dice il martirologio è che lui era solito benedire i fidanzati misti, nel senso uno pagano e un altro cristiano. Perché all'inizio ce n'erano parecchi, sì, certo. Erano, chiaramente l'amore terzo secolo, sì. L'amore non ha confini, quindi ragazzi. L'amore non ha confini, è bellissimo, brava gente. Quindi chiaramente lui viene a Terni, romano, pagano, arriva a Terni, conosce, vede questa però è una leggenda, sì. Che è la leggenda più nota, che poi i due ragazzi sono raffigurati. Quelli che stanno sulla vetrata, un pagano e un cristiano. Che sono chi era il pagano? La cristiana Serafia e Sabino, soldato romano. Ah, ecco. Che si innamorano. Si innamora e quando c'è l'amore, brava gente, fammi dire una cosa ai genitori. Sì. Quando i vostri figli si innamorano, lasciateli innamorare. Più ci mettiamo contro e più danni facciamo. Ecco, Bundo, l'ho detta. È vero? E qui c'è una mamma, signora. Sono mamma di quattro figli. Quattro figli, auguri. Sì. Quindi questa è la leggenda che lega San Valentino a... per quanto riguarda la leggenda, sì. Quello che invece è la tradizione, sì. Quello che invece è realmente vero è che lui usava benedire, appunto, da lui ci andavano i fidanzati che erano magari anche ostacolati in famiglia, perché come narra anche la leggenda di Sabino e Serafia, che quando diciamo leggenda significa che va letta, è la storia che va letta, come le leggende su San Francesco, non è che sono leggende, ma vanno, le leggende significa, viene dal latino, va letto. E quindi si innamorano. La storia che c'è intorno a questi due ragazzi è che loro si innamorano e vorrebbero sposarsi, decidono di sposarsi, se non che lei si ammala di tubercolosi e quindi muore. Sì. Sabino, disperato, chiede a Valentino di morire, prima di tutto gli chiede di farla vivere, sì. E di perché possano vivere la loro unione a lungo. E San Valentino promette preghiere, però una mattina li hanno trovati esanimi entrambi vicino, lui vicino al tuccio di lei, dove questa ragazza stava morendo, era morta, sì. E tutte e due sono convolati in cielo insieme, quindi non si sono più abbandonati. E sono sposati per sempre. È vero, a volte questa storia dell'amore che lo vediamo in tanti anziani, in questi giorni abbiamo letto anche sui quotidiani, che a volte il Signore chiama o una persona e il coniuge o la coniuge dal dolore l'accompagna. Beh, io penso è vero che il dolore è straziante, ma quando questo amore è così forte, penso che siano anche pagine che ci interrogano profondamente. Allora, Presidente, la ringraziamo, Niente, di nulla, figuriamoci. Ogni bene, brava gente. Grazie. Ogni bene. Allora, salutiamo la brava gente, e vorrei affidare qui davanti a questo santuario tutti i nostri amori, brava gente. L'amore per noi stessi, che è importantissimo,
Quindi diamoci una mossa, non siamo chiusi, apriamoci. L'amore per noi stessi significa che poi diventa anche il metro di misura. Vi ricordate Gesù? Ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi amiamoci, primo. Due, l'amore per gli altri, l'amore per gli altri, soprattutto per le persone che ci sono vicine, che stanno con noi, o che lavorano con noi. E terzo è l'amore che poi fonda tutto, per Dio. Ed infine, non ultimo, l'amore per questa terra che custodisce le nostre vite. Buonanotte, brava gente, buona giornata, brava gente.